parcheggio abusivo effettuato e adesso ci dirigiamo verso le Monkey Forest. Non sappiamo bene se ci servirà il sarong, ma noi l'abbiamo comprato, probabilmente non lo useremo mai, quindi ci imponiamo di usarlo anche quando non serve. Dai, mettiti anche te la sarong. Dai, è bello così. Ok, siamo entrati nella foresta delle scimmie e abbiamo deciso di farlo in nostro stile sarong balinese. Ah, guarda, cominciano già a farsi palesare le prime scimmie. Poi questa è proprio un'area nel mezzo della città che sembra giungla più profonda dell'Indonesia, è bellissima. Questo posto è fantastico, le scimmie sono bellissime, simpaticissime, quando ti salgono addosso non si aggrappano, cioè ti toccano con le mani sofficissime, è stupendo. Cercano di spulciarti. È come un bambino piccolo che ti abbraccia. Consigliano di non guardarli negli occhi, non avere cose aperte o comunque occhiali, cose che si possono staccare facilmente, rubare, e poi dopo non bisogna dargli da mangiare perché ci sono questi guardiani qui che, oltre a lanciargli i sassi con la fionda, ogni tanto gli danno anche delle banane e altri frutti. Li ho visti mangiare dei copertoni e della bombagia, però di solito mangiano frutta. Stai attento. Qualcuno è nei guai. Sembra molto indifferente. Cerca di scappare, salta di porta. Faresti quello che avete fatto oggi? Ma io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato, cazzo, se avessi ancora anch'io qualcosa in mano spaccherei pure io. Cioè, io ho guardato, non è che sono stato lì. È stata una bellissima esperienza. È tutta colpa tua,
se facciamo tardi oggi. Spingi col culo. No, scendi. Ok, sali.